piatto simbolo dell'Adriatico, il brodetto, tornerà ad essere protagonista con il festival che si terrà a Fano dal 1 al 4 giugno. La kermesse sarà sotto la direzione artistica di Federico Quaranta e tornerà in una veste sempre più internazionale, con grandi presentazioni a Barcellona e Londra, dove verranno illustrate le novità del 2023. Fra queste, la gara nazionale delle zuppe di pesce italiane. Abbiamo deciso di anticipare, non più di chiudere la stagione, ma di aprirla, a beneficio chiaramente della città, a beneficio di tutti gli operatori del mondo della pesca, del mondo della gastronomia. Perciò quello che vogliamo fare quest'anno è tornare a far conoscere la freschezza del nostro pesce, ecco perché dicevo non sarà più a settembre, periodo di fermo pesca, ma sarà nella prima settimana di giugno, dall'1 al 4 giugno, perché comunque avremo la disponibilità totale dei marinai, ma soprattutto del pescato locale. Torneranno anche i cooking show, i grandi ospiti, Federico Quaranta, insomma ci sono anche tante belle riconferme. Abbiamo rafforzato il nostro rapporto, la nostra collaborazione con Federico Quaranta, che ormai non è solo un testimonial, è una componente privilegiata per il festival. Lui adora la nostra città, adora il nostro festival, lo abbiamo rafforzato, ce lo teniamo stretto affidandogli anche la direzione artistica del festival. La prima scelta fatta da Federico Quaranta è stata proprio quella di riportare al Lido di Fano nei 4 giorni la gara tra 6 regioni italiane che si sfideranno a colpi di zuppe di pesce. Perciò avremo la Liguria con il loro ciuplin, avremo Venezia con il brodetto veneziano, naturalmente non mancherà San Benedetto, che comunque sia un altro grande zuppa della nostra regione, non mancheranno altre regioni italiane che si sfideranno, ecco, dicevo, in questa gara, in questa competizione. Questo fa parte sempre degli eventi che si svolgeranno al Pala Brodetto. E naturalmente, come tutti gli anni, stiamo ancora lavorando sulla partecipazione di alcuni grandi cuochi, alcuni grandi chef che saranno presenti nei 4 giorni. Sindaco, quanto è importante il Brodetto Fest per la città di Fano e quanto è importante appunto continuare a promuoverlo? Beh, è importante perché si lega fortemente a quella che è un po' l'identità della nostra città, questo legame forte con il mare, con le nostre tradizioni. Solo pensiamo, immaginiamo, guardiamo la città dall'alto, vediamo che il porto nasceva in fondo al corso storico della città, a testimonianza di quanto sia forte l'identità della città legata al mare. Il mare è una filiera lunga dove c'è la qualità dell'acqua, dove c'è la pesca, dove c'è la canteristica, dove c'è l'enogastronomia e in questo caso parliamo di brodetto. Brodetto è cultura, è piacere, è sapori, ma soprattutto è anche storia e questo legame con la tradizione marinara. In questi 21 anni è cresciuto moltissimo, è diventato un elemento anche di forte promozione, non è in caso che anche nelle prossime settimane saremo in giro per l'Europa a raccontare e a valorizzare il brodetto e quindi è un elemento culturale ed economico, quindi molto importante per il nostro territorio.